Gentili utenti di cerignolaviva.it, siamo qui con il maestro, lo scultore Desario, il senso oltre i sensi, il significato del titolo. Il senso nel senso tipicamente femminile, anche perché la mostra attualmente oggi è proprio dedicata alle donne e dico la verità, è soprattutto dedicata anche a mia moglie. Il senso oltre i sensi nel senso che è una via di mezzo tra la psiche e l'eros. Eros nel senso non eros sporco, pornografico, chiamiamolo così, ma è un eros tipicamente pulito, perché vado alla ricerca della purezza della forma attraverso soprattutto la linea, ma soprattutto attraverso anche l'essenza che deve avere la scultura e soprattutto anche le mie, in questo caso le mie opere. C'è un corpo puro che non oltrepassa il contemporaneo, mi sento contemporaneo, però prediligo sempre la classicità dell'immagine, cioè partendo addirittura quasi dal periodo greco, insomma, dai classici della Grecia. Ecco, infatti nella brochure della prefazione dell'assessore Giuliana Colucci ha scritto la donna nuda, ma non nuda nel vero senso della parola, ma svestita. È proprio questo, cioè non sono nude, ma veramente sembrano svestite, cioè non c'è quella maliziosità, ecco, questo è un po' nelle mie opere, c'è proprio questa ricerca, ripeto, della forma, del volume. Amo la figura alata, cioè penso alla libertà della società, dell'uomo, della donna che sia. La donna attualmente viene ancora sottomessa, insomma, sia dal punto di vista sociale e sia soprattutto dal punto di vista anche dell'uomo, insomma. Vediamo quello che succede, i femminicidi vari, no? Che ci sono, che succedono, non voglio dire giornalmente, ma quasi, questo è un po' nella logica. Io spero che almeno con questa visita di questa mostra possa succedere un qualcosa di diverso, che ci sia un ampio margine di libertà, anche e soprattutto dal punto di vista di lavoro della donna. Ecco, fino a quando rimarrà aperta la mostra? La mostra rimarrà aperta fino al 20 di marzo. È un ritorno molto molto piacevole qui a Cerignola. Ho vissuto per 18 anni nell'Istituto d'Arte di Cerignola, ora liceo artistico, e stasera sto incontrando i miei vecchi alunni, tant'è vero che sinceramente ognuno viene e dice: ma si ricorda? Purtroppo non mi ricordo. Perfetto, sono gli anni, questo è un po' tutto qui. Perfetto, la ringraziamo, è stato gentilissimo e buon lavoro. Un esempio di coraggio, di forza, di tenacia e di attaccamento. Sì. A questo, alla sua divisa, al fatto che presta la sua opera nell'interesse della città di Cerignola. Ecco perché ve l'ho voluta portare in aggiunta alle cose bellissime che voi ci avete regalato. Ecco, avvocato, una giornata molto importante per la sua amministrazione. Celebriamo la giornata della donna, mi piace più celebrare la giornata della donna che non l'uso del sostantivo festa, perché credo risponda meglio allo spirito di questa giornata. L'abbiamo fatto impegnando tutta la giornata, al mattino in sala consigliale, adesso con questa splendida mostra, e poi continueremo giù in teatro con la manifestazione nella quale premieremo tutti
le donne cerignolane che si sono particolarmente distinte in una qualche specifica attività. Ecco, lei infatti proprio in questo momento nella mostra ha onorato e premiato la vigilessa Barbara Di Lio, che si è lanciata in un'affermazione: appena è tornato il cambiamento si è visto. Barbara mi ha particolarmente commosso, perché fra gli elementi del cambiamento che lei ha constatato e ci ha voluto raccontare, ha voluto inserire anche il sindaco, ha voluto inserire quello che da sindaco ho tentato di fare per il corpo della Polizia Municipale. Devo dire che la riconoscenza dei vigili, il mio rapporto particolarmente cordiale, affettuoso con tutto il corpo della Polizia Municipale è una delle tante cose belle di questa prima parte della mia esperienza. Soprattutto un'ultima sottolineatura: è un comandante che vuole bene ai suoi vigili. Sì, sì, io sono contentissimo della scelta di Delvino, sto ancora aspettando di capire dove si firma per cacciare Delvino, che invece si è conquistato ovviamente la stima e l'amicizia dei suoi uomini e delle sue donne. Questo è assolutamente fondamentale. Ma voglio dire ai nostri video ascoltatori che siamo ancora all'inizio dell'opera dell'amministrazione e di Delvino, perché fra poco faremo l'area pedonale, faremo la ZTL, faremo tutti gli interventi sul traffico. La gente si deve dimenticare il caos, perché noi arriveremo con una riforma radicale di tutta la struttura viaria della città dal punto di vista della disciplina ai fini del codice della strada, e quindi credo che i cittadini di Cerignola avranno modo di apprezzare ulteriormente l'operato di Franco Delvino. Perfetto, la ringraziamo sindaco, alla prossima. Grazie a voi. Siamo qui con l'assessore Colucci. Ecco assessore, lei è stata una delle più grandi fautrici di questa mostra, ha voluto fortemente il maestro Desario qui a Cerignola. Sì, sono molto soddisfatta. Il maestro Desario è uno scultore di notevole importanza nel nostro meridione, ha avuto tanti riconoscimenti. Le sue opere, come potete vedere, come vedranno anche gli spettatori, hanno delle forme così belle, così piacevoli, che veramente non possono non piacere. Cosa comporta adesso l'essere donna nella società di oggi? La donna ha dovuto penare molto per essere quello che è oggi. Noi siamo state donne fortunate, io sono donna fortunata perché non ho dovuto combattere contro gli stereotipi delle donne relegate esclusivamente a certi ruoli. Certamente ci sono ancora tante donne che soffrono per le oppressioni in termini proprio psicologici, donne che subiscono violenza materiale, fisica, quindi ancora il problema della donna, come tutte le persone deboli più esposte hanno questa possibilità. Però questa mostra vuole essere invece dare un significato diverso, perché è un significato di donne libere, donne determinate, donne capaci di prendere in mano il proprio destino ed esserne conduttrici. Donne nude, spogliate da stili convenzionali della donna. Sì, sì, proprio così. E noi qui abbiamo tanti nudi, sembrerà una cosa strana anche per il mio modo di pensare, ma in realtà è una nudità che mette in mostra le grandi capacità della donna, anche nella sua bellezza, bellezza anche fisica, non donna oggetto, ma una donna svestita di tutti quelli che possono essere le sovrastrutture che in genere la società cerca di costruire intorno a lei. Quindi una donna che può espandersi in tutte le sue dimensioni, in tutte le sue aspirazioni, orientando verso ciò che lei vuol fare. Perfetto, la ringraziamo assessore, alla prossima. A voi, grazie. Siamo qui con l'assessore Mimmo Albanese in una giornata speciale. La mattina è iniziata nel migliore dei modi con l'augurio del sindaco, l'importanza della donna soprattutto nel territorio cerignolano. Noi abbiamo voluto chiamare questa manifestazione espressione donna,
proprio a sottolineare la capacità della donna di esprimersi in maniera piena, in maniera appassionata, in maniera entusiasmante in tutti i campi, nel campo culturale, nel campo dello sport, nel campo della politica, dell'arte, della musica e del coraggio. Stasera infatti offriremo un omaggio floreale ad una donna che simboleggerà il coraggio di tante donne che riescono ad uscire dal silenzio e quindi a scrollarsi di dosso il peso della violenza. Ecco, assessore, questa amministrazione vanta ben 4 donne all'interno della sua giunta. Quanto è importante, il sindaco l'ha sottolineato stamattina, avere la presenza femminile da un punto di vista anche da parte dello Stato, dell'amministrazione comunale? Il sindaco molto opportunamente ha ricordato a questo proposito una bella figura di donna, Rossella Rinaldi, una docente illustre prestata alla politica che tanto ha dato a Cerignola e ha lasciato un'impronta indimenticabile nel campo della cultura. La presenza della donna io la sottolineo dal punto di vista della capacità di ascolto, della sensibilità, della capacità di cura delle situazioni e anche della capacità di rimanere fedele a se stessa e ai propri impegni. Ritengo che sia un fatto importante per una donna che amministra il pubblico. Ecco, lei è anche assessore ai servizi sociali, una domanda che esula da questa manifestazione. Un bilancio che è stato fatto fino adesso dei servizi sociali, anche le vostre prossime uscite future? Sì, per quanto mi riguarda posso dire che è un lavoro entusiasmante, molto impegnativo. Molto abbiamo fatto dal punto di vista, diciamo, dei servizi, di molti servizi che risultavano un po' bloccati e rallentati. Molto ci proponiamo nel futuro, soprattutto nella gestione dei servizi che offre l'ambito sociale, laddove c'è da lavorare, laddove c'è la possibilità di rispondere a molte povertà che bussano alla nostra porta. Perfetto, la ringraziamo Vice Sindaco e le auguriamo di averla prossimamente nei nostri microfoni. Siamo qui con il terzo assessore della Giunta Metta, l'assessore Pia Zamparesi. Ecco assessore, innanzitutto oggi è una giornata molto importante che avete curato, diciamo, a 4 mani tutta la giunta femminile. Essere donna è una giunta, che cosa significa per lei essere donna? Quanto è importante la donna al giorno d'oggi nella società di oggi? La donna è impegnata in tanti ambiti all'interno della nostra comunità. La donna, per quel che mi riguarda, non è comunque un apprezzamento femminile, ha una marcia in più. La donna è una persona propositiva, che ha forza, tenacia, voglia di fare. La donna è riuscita comunque a crearsi un ruolo di primaria importanza in ambito sociale, in ambito economico, in ambito, perché no, politico. Basta guardare l'attuale amministrazione, l'attuale giunta, appunto nominata dal sindaco Franco Metta, che è prevalentemente rappresentata da figure femminili. Oggi abbiamo pensato di organizzare questa serata. Io la definisco una serata divertente, una serata allegra, un modo per stare insieme. Con questo non mettiamo in secondo piano tutte le problematiche che attanagliano il nostro paese. Sappiamo benissimo che sotto tanti aspetti Cerignola è un paese ancora molto lacunoso, un paese dove c'è tantissimo da lavorare, ma con questo non vuol dire, questo non esclude, che bisogna dare la possibilità alla gente di dedicarsi delle serate in totale spensieratezza. Ecco perché abbiamo pensato di organizzare questa manifestazione che prevede della premiazione di 6 donne che si sono contraddistinte in 6 ambiti. Ci tengo, e questa è una cosa che mi ero ripromessa, approfitto ora per farlo, voglio ringraziare una persona che ha lavorato costantemente accanto alla sottoscritta per la realizzazione di questa serata, del consigliere Luigi Marinelli, una persona disponibile, una persona propositiva, una persona attenta, una persona che ci ha messo tanto tanto cuore in questo evento. Una domanda che esula, diciamo, dalla festa della donna: è un grande successo della sua amministrazione il fatto dell'apertura dell'agenzia comunale e lo sportello dell'agricoltura, dove c'è a capo il perito agrario, un ragazzo giovanissimo, Salvatore Russo.
Assolutamente sì, come ho già detto all'inizio del mio mandato, il 15 luglio, quando ho organizzato un convegno sulla campagna vitivinicola all'Istituto Agrario, ho affermato che l'agricoltura è l'economia del commercio, in quanto vivendo in un paese del basso tavoliere, come possiamo non pensare all'aspetto agricolo che è fondamentale all'interno della nostra città. Rientra in una branca importantissima del mio assessorato, l'agricoltura, ovviamente questo è uno sportello nato da una forte volontà della sottoscritta, del sindaco Franco Metta. Abbiamo scelto di mettere a capo di questa agenzia Salvatore Russo perché ritengo che sia una persona capace di rivestire questo ruolo. Perfetto, la ringraziamo e la lasciamo alla serata. Buona serata anche a voi.